Bene, benissimo, benissimo. Sono pronta per continuare quest'ultima partita, ultimissima, di Trials of Mana. Già, ci siamo appena fatti sparare dal cannone di Von Boyage e siamo finiti nel posto sbagliato, chiaramente. Come era ovvio che fosse. This cannot be Volsena. Ecco. Look at all these holes. Where are we? Looks like this is the only way to get to Volsena. When it rains, it pours. Right into these holes. We do not seem to be lacking funds. How lovely. Spero che non si senta tanto un casino infernale perché la mia play sta decollando per nulla, però vabbè. Is it over? That's disappointing. Ho cercato di sedermi il più possibile lontana. Ciao Duron. So we meet again. It wasn't easy getting out of Jad, let me tell you. Luckily, I found some others who missed the boat. We mounted an attack on those invaders. It was quite a sight. Seems like Priest of Light risked his life to put up a barrier and stop the beastmen from invading Wendel. Nowhere to run, mess at their backs. They gave up. Serves them right. Well, there were a few beastmen left in town, but I'll return to Ferolia soon enough. Oh, then I stole this huge bird those beastmen brought to help them escape, and it flew me all the way back home. It's a long story, but I was away on a mission when I heard rumors that the magician kingdom of Altena was planning to invade from the north. Just came back to report to the king. Sorry to leave, but I'm in a hurry. Volsanian soldiers are top-notch. Our enemies are magic users. Don't let anything happen to the king. I'm begging you. Ci pensiamo noi, tranquillo. I'm counting on you. Ci pensiamo noi a lui. Questo. Just take the fight seriously. That's how it's done. This is my fight. No need to trouble yourself. Okay, okay. I feel so powerful. Just give me one second. Well fought. I hate to pick on such weak targets, but it is unwise to get to be reckoned with. Gotta get this nuisance out of the way before we can get good care of that. Be careful. Stay cooking. Okay. I found my own strength. This battle should be over quickly. All done. You could never beat us. Why bother? Okay. Okay.
We should continue on our journey as planned. Dammi questo. This one is so annoying. Stay true. We have improved greatly. Chances of injury. I hate to pick on such weak targets, but... Disastro. What happened? Hang in there. Altaïna Mages attacked. His Majesty is in danger. What? Oh, la musica che piace a me. The party finally made it to the kingdom of Alcena, only to find it in shambles from the attacking Altainish forces. Well done. Release the magical creatures into the castle and fall back for now. Yes, sir! Just as terrible as the attack on Laurent. We must stop them before it is too late. Come on. I wish I could look away. All I see in my mind is the destruction of my home in Laurent. Come osano chiuderci il cancello? Maledetti. Do you think the Hero King is okay? Così ho shotto tutti. I knew I had such power within me. Aia. Nova. My potential feels limitless. Bravo, sai di livello. We won admirably. Ah, qua devo fare il giro dell'oca. Prenderò questo, grazie. Mi hanno ingannata. Improved greatly.
fa questo? Ma non volevo scappare. My potential feels limitless. Bravo. Quindi sono venuto qua giù per il nulla. Bene. Comunque c'è solo scrigno. Ma sì, apriamolo. Così, giusto per... Ecco dove dovevo andare. Ecco qua, Duran. Oh. Andiamo a controllare il re. Di questo. Voilà. Victory is easy with reliable companions. C'hai ragione. Behold, even the hero king is powerless when paralyzed by magic. You must be the Crimson Wizard of Altena. Tell me, why would Valda, the true queen, mount this cowardly attack? Well, she seeks to control the mana stones and thought it best to destroy Valsena before retaliation. Her Majesty is not troubled by past alliances. Hmm. A pity. That is all you wish to ask? Sophie, take this! Stop! Forgive the interruption. Until the next time, Your Majesty. Your Majesty! Are you all right? Duran? Have you returned? Oh! Your Majesty. We are searching for the elementals that reside near the mana stones of the world. Please. Tell us where to find this kingdom stone. Fairy, I see that you are all traveling under Fairy's guidance. I have met one of your kind when I stood against the Dragon Lord. In truth, I was chosen by that fairy. Heavens! Sadly, that fairy was cut down at the hands of the Dragon Lord. I was spared. Hmm. If fairies have come to our realm again, this bodes ill for the world. 8 mana stones exist in the world. The powers of earth, water, fire, wind, light, darkness, the moon, and wood originate from these stones. You will find the elemental spirits of each stone living nearby. We have already located the elementals of light and earth. Lumina and Gnome. Heyo! How you doing? Mamma Gnome sa sempre che salta. 6 remain. You must travel to Paloport by boat from Byzer. From there you can reach Laurent's Mana Stone. It is the Wind Stone. Oh, thank you, Your Majesty. We will find the stones. Hmm.
You need Silphid's wind powers in order to find the remaining stones. Return once you have found him. Safe travels to you all. Perfetto, ora ci ha spiegato che ci sono questi elementi, queste pietre, dobbiamo trovare tutti gli elementi. E adesso ci ha indirizzati verso il vento, l'elemento del vento, che ci servirà poi a trovare tutte le altre pietre e gli altri elementi. Bene. Ok. Useremo un altro cannone per spostarci. Olè. Ma prima qui non vendono qualcosa di interessante da comprare. Devo vedere con questi occhi qua. O qua si esce proprio. Giusto, allora andiamo a vedere nei negozi se vendono qualcosa di bello, qualcosa di buono, anche se non credo. Qui. Ho già tutto, ok. Presumo anche qua. No, però non mi serve niente. Ok. Bene, addio. Mio. But hang on, I'm still setting up my brother's invention. E aspettiamo. Thank you.
Ciao Melifa, come stai? Buon pomeriggio. Ma non ti preoccupare, Melissa, figurati. Ci mancherebbe. Dove siete andati di bello? Dove hai trascinato Spike? A correre. Sto abbastanza bene io. Allora andiamo. Stamattina sì, aia. Sì, ci consiglia di parlare con la gente in città. Grazie, lo stiamo già facendo. Sì. Ma qui ho semi da mettere? Io aspetterei a usare questi. Sì, non ci interessa niente del mercato di notte. Dammi questa. Panzo da mamma Spike. Poi le siamo uscite a fare le best girlfriend mentre lui provvedeva alla pulizia delle scale. Quindi sta oggi in doppia fatica perché è andato a correre e ha dovuto pure pulire le scale. Alla faccia Spike. Ok, questo parla delle bestie che ci sono sigillate nelle pietre del mana e delle quali dobbiamo assolutamente evitare il risveglio. Ah, finalmente è pronto il cannone. Detto così è brutto, però è un cannone veramente, cioè di quelli che sparano. Piuttosto che uscire con me, sua mamma farebbe qualsiasi cosa, anche attorniarsi di bambini urlanti. Aha! Quindi ha preferito faticare piuttosto che venire a fare shopping con voi. Beh, in effetti anche a me non è che piace molto, cioè non mi piace andare in giro per, boh, senza meta o per negozi. I'm Von Jure, younger brother of Von Voyage, and he told me all about you. He even gave me this cannon to help out with your little adventures. Hop in! I'll send you back to my brother's place in Maya! Oh, no, don't worry. I'm a much better shot than he is. Ready? Speriamo che ci manda veramente a Maya questo qui, non come l'altro. Tac. 3, 2, 1. Vai a farti l'aperitivo anche dopo pranzo. Vabbè, allora io fossi stata Spike sarei venuta. Cioè, dove se magna? Perché stare a casa a faticare quando c'è la prospettiva di mangiare e bere una bibitina? Stavo dando ragione a Spike, invece no, mi devo dare torto. Come al solito, ciao Spike, ben sopravvissuto Spike, come stai Spike? Dai, non si può preferire pulire la scala piuttosto che andare a fare l'aperitivo.
si trascina rantolante la sedia. Beh, a sto giro hai ben donde di rantolare. How's that for a finishing blow? I need to stick around after a win. Da che parte? Fino là in fondo. Procediamo di qua allora. Non sprizzi una fetta di caviale, bon. Io non bevo alcolici e non mangio caviale, quindi opterei per un tagliere, un po' di pizza, focaccia, insomma quella roba lì. Sarebbe il mio ideale. Ok. Voglio questo giusto per caso, perché era sul cucuzzolo lì. Ciao Simo, comunque pensavo di aver letto Spike perché avete il colore simile, pensavo che e invece no. Nel condominio di mia mamma non hanno la pulizia scale e lei è una certa, gli ho detto che facevo io, fa finta di ricordarsi nulla quando le parlo, ma questa non le è sfuggita. È strano. Comunque ciao Simo, tutto bene? Però vedi che bravo Spike, che fa i fatti al posto della sua mametta. Bravo Spike, bravo. Nota del sarcasmo. Ma quale sarcasmo? Beh, non gli puoi dire neanche che è bravo. Non gli puoi dire niente. Incredibile. Finito Resident Evil 4, ora ti tocca mercenari. Non mi è mai piaciuto i mercenari. Mai, tipo mai. Non mi è piaciuta come modalità. La detesto. No, aspetta. Aspetta un attimo, the docks, perché prima dobbiamo vedere se vendono cose che possiamo. Guarda qua quanta roba vendono. Compro questa, l'equipaggio, compro questa, l'equipaggio, me ne vado. Capisci solo le mazzate. Bene. Si sblocca la. Vabbè, si sblocca la magnum. Ma sì. Anche qua. Sì, tutti i negozianti ballano. È una roba di della serie Mana. In tutti i Mana i negozianti fanno così, ballano. Compro questa, grazie, sì. Anche questa, grazie, sì. Sì. Ma io devo per caso fargli fare un po' il training. Guarda qua. Allora, abbiamo messo tutto lì, finiamo qui, poi facciamo, intelligenza o spirito? Ma indifferente, tanto. Beh, facciamo così. Mm,
No. Pure lui qui a posto. Finiamo qui. Poi facciamo così. Poi così. E va bene. No, non volevo. Ok. E basta. Tony Manaro. Esatto. Tony Manaro. Bravo Spike, bravo, vedi? Dove sto andando io non lo so. Sicuramente alla parte sbagliata. Ma non più, perché salterò giù di qui. Sono arrivate le cuffie? E vabbè, questo che mi dici di tornare tra un po'. Io non lo so, non ho parole. Allora, stavolta non mi faccio fregare, perché il marker è qua. La stelassa è qua. Leonida, buonasera, ben trovato. Come stai, Leonida? Tutto a posto nella mansion? E alla fine, Simo, che cuffie erano? Sono veramente le AirPods dell'Apple? O sono delle cuffie wireless? Boh. Tanto al 3.100 di cheat onestamente guadagnati. Certo. Non so, voglio dire, io l'ho già finito due volte questo gioco. Nel frattempo, mentre sembrava che non facessi niente, ho finito anche la seconda partita. Cioè, quindi questa è ufficialmente... è ufficialmente la terza partita. Abbastanza bene, Leonida, dai. Se non ci interessa quello che ha da dire questa signorina, diremo di sì a tutto ciò che ha detto. Che francamente dopo tre volte che li sento parlare sono anche stufa. E intanto non dicono cose interessanti. Sì, questo ci ha detto del mercato durante la notte. La notte, soprattutto la notte. Father, please, watch over Elliot. E voilà, siamo pronti a partire. Non vado neanche al mercato notturno perché non me ne frega niente, tanto non vedrò niente che mi interessa. Andiamo. Sì, ho capito questo che ha detto. No, non ho detto che ha detto. Non mi interessa quello che hanno da dire. Ormai, guarda. Guarda che siamo salpati. Bello sto pop-up di texture. I had no idea the Windstone was located in Laurent. Let's make sure we buy what we need once we arrive in Hollow. La signorina come Spike quando io e sua mamma parliamo fa finta di ascoltare i discorsi e dice solo assolutamente certo. Spike exposed. Guardate, faccio vedere anche il viaggio in nave, cosa volete di più? Guarda che roba, stiamo andando a Silent Hill, c'è la nebbia. Pensavate di giocare a Trials of Mana, invece Trials of Hill, Silent of Mana, Silent of Mana. Guardala come salpa, hai visto? Andavo anche a nuoto io. Spike non ha la forza di reagire e ormai con tutta la fatica che hai fatto oggi, Spike, ti tocca subire tutto, mi sa, oggi, più del solito. Comunque si sente bene perché c'è la mia PlayStation che sta decollando come non mai e credo si senta, ma non so cosa fare, non posso fare nulla. Pulirla l'avevo già pulita, se la smonto ancora una volta la spacco perché già avevo rotto un pezzettino della scocca, quindi non posso più smontarla, perciò me la tengo così, rumorosa, finché non avrò anche io una PlayStation 5 un giorno, chissà. Sembra di stare a Malpensa, grazie Spike. Non si sente tanto, ci credo. Se vedete dove mi sono seduta tipo dall'altra parte, cioè proprio lontanissima, non vedo neanche niente delle scritte, perché sono ciecata. Però ascolto. Is now a territory under the control of the Navarro nation. Move along. Uh-oh. Something's not right.
They're acting like they don't recognize me. Isabella must have gotten to them. Hey! Cat got your tongue? Curses! This is Isabella's doing, I know it. At this rate, all the Navarlans might be under her witchcraft. Stop! Reese? This isn't the time to start a fight. Arrabbettina, Reese, eh? Paolo is in a terrible state. We should ask around town and find out more. There could be a lead on one of the mana stones, after all. Quindi abbiamo un altro posto invaso, giusto perché si sta bene. Well, lots of wares to browse. Come again. Quindi non avrà niente neanche l'armatura. Vabbè, ho appena comprato. Non è che posso volere tutto nella vita. Però io una sbirciatina la do. E mi siedo bene. Sono già seduta abbastanza bene, ma magari mi tiro Welcome. Più su dritta. Magari mi tiro anche ancora un po' indietro. Lots of wares to browse. Credo che berrò anche. No, niente, ho comprato già tutto, guarda. Come again. Oh, bevutina. Perfetto. Reese car running me over. Dovrei riconoscere questa citazione. No, vabbè, è malvagio Spike. Prima mi fai sedere bene e poi mi fai sgranchire. Non ho parole. Dov'è l'altra stella? Una è qua. Amico? Sì, dobbiamo andare a Ghost Hall. No, se non hai mai sentito quella canzone. E che canzone è? Così non ho idea di che cosa sia. Scusami, ma lì... Aspetta, c'è anche un altro. Ah, ecco il gatto. Niccolo? It is you! Il gatto di patate. Aspettate che mi sgranchisco mentre questi parlano. You have to know me. Come on! Isabella must have gotten to you too. Insomma, Isabella qua, che è la signora molto fashion, la waifu, una delle tante waifu di Leonida, Isabella ha ipnotizzato tutti. E nessuno riconosce lui, perché lui è un ladro che viene da questo posto, no? Quindi non solo questo posto è stato conquistato, ma nessuno si ricorda di lui è scappato. Ries Wagon dei Gomez. Sa che non so chi siano i Gomez? Ha usato il ipnotismo. State parlando di cose che non so. Rumore di palle di fiene grilli, esatto. Captain Reese? Huh? Ah. Come sa chi siamo, Your questa? Highness, you are alive. I am so glad you were spared. Lisa, is that you? Oh, how fortunate. Hush, please, Captain. We must be discreet lest the Navarlan agents overhear. I am not the only Laurentian survivor. There are many more in hiding in the mountains. Captain, go to the Simnosa Meadow. Hey! You gonna take my order or not? Sorry for the wait. Thank you.
Allora, il mago Gabriel diceva così: me l'ha fatto vedere Spike su Mai Dire TV, non è colpa mia. Chi è il mago Gabriel? Oddio, non so niente. Io metterei All Devourment per creare dissonanza con le scene. Metterei Devourment. Non so cosa sia neanche quella. Basta. Cioè, non so niente. Oggi non so niente. Vabbè, intanto uscirò da questo posto. Va bene. Qua c'è una pietra. Ah, beh, intanto Spike ha riscattato Baby. Aspetta, no. Dov'è? Ho fatto cadere la bottiglia! Ma come, Spike? No, dove andate? Aspettate, no! Chiedo scudo! Non so niente, esatto. Hashtag non so niente. Chiedo scudo per la mia ignoranza. Non conoscere il Devourment è cosa buona e giusta. Ok. Se me lo dice Leonida, io allora mi fido. Ma Leonida, tu quando è che hai fatto le live? Avvisami quando fai le live, perché io non mi rendo conto. Cioè, non ho le notifiche io di Twitch. E mi farebbe piacere presenziare. Quindi dimmelo. Scrivilo da qualche parte. Se vuoi scriverlo anche sul mio server di Discord quando le fai, così almeno mi paleso. Figurati di essere lo scippo di mazzate. Stanno per arrivare gli smatafloni. Qua ci sarebbe da battere le mani a ritmo di musica. Perché ho visto poi... E parla, vabbè. Chi gli ha detto di parlare? The mountains are full of dangerous creatures. Don't worry. Your people will be there, Reese. Stavo dicendo che ho visto nel canale che ci sono le vecchie trasmissioni e io mi sono persa tutto praticamente. Appunto non avendo le notifiche attive di Twitch. How has the Citadel fared against the thieves' invasion? Ondeggia sulla sedia. Are you worried about your kingdom? Oh, just in one second. Dove va questo qui? Andava verso la roccia. Boh. Batti le mani una volta, poi il dolore di rani al corpo. E vabbè. Leon fa il misterioso. Esatto, fa il misterioso. Cioè, se ti accorgi bene, se non ti accorgi niente. Ma no, è che non sapevo che nessuno se la disturbavo. Ma va, scusami Leonida, tu me lo dici. Se posso, vengo volentieri. Ma le hai fatte tardi? Perché, cioè, come orario di solito fai... Cioè, cerchi di fare un orario fisso, a caso. Perché se è tardi, cioè io mi addormento, purtroppo, boh. Mi addormento proprio. A volte mi metto a guardare video su YouTube e è più quello che il tempo che dormo che il tempo che guardo video. E poi li devo riguardare. Doveva vincere. Magari disegniamo, magari è riuscita. Effettivamente in questo... Ma tanto se disegno, comunque tengo sempre qualcosa in sottofondo. E effettivamente ho disegnato... Ieri ho anche finito, lo considero finito, un disegno che avevo iniziato... Avevo fatto tempo fa, tipo un anno, due anni fa, che non avevo mai finito di colorare. L'ho finito un po' così, alla brutto... Un po' frettolosamente. Ma lo considero finito. Solo che c'è di mezzo una tetta su quel disegno lì, quindi non so se lo posso pubblicare così su Instagram. Perciò, boh. Anche Spike tiene sempre mica lo disturbi, cioè tu lo disturbi ma le live di Iris si organizza per vederle. Totalmente a caso, solo la prima fu alle 2, ma era una prova, ok. Disegno, bravo. Sì, Spike, dovresti aver visto che cosa sto disegnando. Che poi in realtà sono già andata molto avanti.
Io lo disturbo bene, ecco. Leonida si è offeso. L'hai offenduto. Oh no. These are some Nosa flowers. Tutti a nanna. Non si può più scherzare, no, non si può più. In questo mondo qua ormai basta, è proibito. Non si può. Tra l'altro quel disegno lì, ho cominciato a colorarlo, però mi sa che cancello tutto e lo faccio, lo lascio solo bianco e nero, metto lo sfondo nero, magari solo dettaglio di colore degli occhi e della bocca e il resto, boh. Devo vedere, devo fare una versione anche così. Anche stamattina sono crollato così davanti alla porta di casa. Ottimo. Captain, thank goodness. This is our secret base. We have been preparing the remaining Amazon forces since Navarro attacked the Citadel. Oh. We chased after the kidnapped prince during the Navarlan assault, but unfortunately, we stumbled into the Somnosa Meadow. Cancella e rifai non è da te. No, infatti, non è da me cancellare e rifare. Non so come possa succedere. Credo di essere l'unico che la sera si mette a letto, crolla e poi la mattina si ritrova video scuro. No, no, guarda che è capitato anche a me. Ma soprattutto io mi tiro le cose in testa. Io perché le tengo tra le mani, poi mi addormento e bam, in testa il telefono, bam, in testa il 3DS, bam, in testa l'iPad. L'iPad è la cosa peggiore perché è enorme. Cioè, ma che dolore, anche il libro, anche il libro. Mentre leggo, magari si chiudono gli occhi, pom, in faccia. Terribile. Bene, Leone, da buon docciage e profumage. Succumb to the sleep spores. Once the wind blew the spores away, we awoke to a cold trail and the citadel. Cosa capisci, Spike? Che sono un po' matta perché mi cadono tutte queste cose in testa? Burning in the distance. We have failed you and Prince Elliot. Please. I am simply happy that you are alive. Thank you, Your Highness. Once your companions are awake, please come to the meeting room. Everyone wishes to see you, Captain. Quando Morfeo ti chiama è impossibile resistere, veramente. Intanto abbiamo trovato il covo delle Valchirie che si stanno preparando al contrattaccage. Sì, Lorante è impenetrabile, vedrai invece come arriviamo noi, spacchiamo tutto. Ma questo lo apro, dai. Giustamente. L'ho dovuto scartare. Allora, qua dentro. Già che ci sono, più questo. Dammi questo. Anche questo da scartare? Bene. Intanto hanno fatto prigioniero un tizio. Dobbiamo tornare su per fare la riunione. Largo, largo. Che bellino, esatto. Spacchiamo tutto. Guarda qua. Tac. Attenzione perché cose importanti in questa riunione, eh. So pleased to see you well. Oh, c'è Spike. Cosa ci fai lì, Spike? Do not strain yourself. Spike oggi. I am fine, child. How can we take the citadel from the thieves who have it overrun? A frontal attack would easily be rebuffed by Navarro. Is there any way? Forgive me, I am a mere caretaker. Ecco, lo sapevo. Don't strain yourself, Spike. La riunione come Genova. Never learned tactics or strategies of war. Great. We should consult with the sage Dom Perry.
He may have wisdom to impart upon us. Ah, quel burlone di Don Perry. Don Perry? Don Perignon. Yes! Back when the world was waging war on the Dragon Lord and his unstoppable forces, Don Perry advised the Hero King on strategy, which led Valsena to victory. Don Perignon, esatto. Where can we find this tactician? He is difficult to locate. Don Perry is Cora Poker. Prima che entro nella doccia, in un pack di canzoni su BTX, mi è capitata la ossa di Genova. Non è male. Hai visto Spike? Come si suol dire, great minds, things alike. Quindi se io sono mattina, sei mattino anche tu. Belin Remixes. No, il colesterolo sia Valsena. Reclusive beings that dwell in Rabbite Forest, south of Jan. Then we must go and find him. Please wait! The Cora Poker do not like larger folk such as us. You may not be able to meet with him at all. Ma non solo i gelati, Leonida, anche le polpettine. Anche le polpettine della Valsoia mi piacciono. Non credo, Spike, di essere più sana. Don Perry may not agree to meet with you in your current forms. You must appear less human and more... Cora Poker-like. You must find the legendary Miner Mallet. Rumor has it that the item is in Bizer. With it, you could possibly pass for Cora Pokers. Ottimissimo. Intanto l'orecchio si compenetra nella sciarpa. Fosse solo quello. Andiamo, ragazzi. Nessuno a questo mondo è completamente sano di mente. Probabile, probabile. Siamo tutti matti qua. Citazione. Albeggia e nel solleon i palmipedon neppur. Hey, this way. Sentite la avete sentito la voce di lei? Cara, prima prendo questo, grazie. Oh my! Is that Bon Voyage's cannon? Oh, you know my cousin. The name's Merci. Nice to meet you. Cioè, ci stiamo rendendo conto di che voce gli hanno messo? Era lei che parlava, esatto. L'hai sentita? Ok. Will this cannon reach Bizer? But of course. Are you ready? Sono reddissima, che fa rima con irissima anche. Ah, come ci saluta con la manina? Ciao Beli! Spariamo, ci siamo sparati, esatto. Ci siamo sparati col cannone. Eccoci qua. Ah, lei che si è spiattellata lì così. Non si sa come facciano a non morire. Però ok. Atterraggio morbido, esatto.
Non l'hai detto. Questo lo apro? Sì, dai, è qui. 500 lucro. Cosa fai? Li butti via? Welcome. Looking for something in particular? I always wanted to set up shop like this. Sentite bene questa che cosa sta dicendo, che lei ha sempre voluto avere un negozio, attenzione. Running a shop isn't as fun as I thought. Well, enjoy your doodads. I think I'll go take a nap. Cioè, prima dice, oh, ho sempre voluto aprire un negozio, ah, avere un negozio è noioso, vado a farmi un pisolino, voi fate quello che volete. Ok, ha le idee chiare la Shura. Ci rendiamo conto? Spike mi ha appena detto che ero quella Shura, un po' matta. Beh, prenderò questo. Non lo prendo, scherzavo, perché sono piena. Esatto. Bello avere un negozio. Che due maroni, vado a dormire. È andato esattamente così. Cioè, è proprio successo questo. Incredibile. Quando l'ho letto la prima volta ho detto, eh? L'importante è avere le idee chiare nella vita, o no? Guarda come salpiamo di nuovo. Verso altri orizzonti. To find the minor mallet. We must hurry to Rabbi Forest and find Dom Perry. I'm gonna blow you all away with my acting abilities. Chiarissimo, esatto. Scherzavo, si copre come i bimbi quando le stanno prendendo. Sì, sì, va bene. Beh, io lo salterei il viaggio, cosa dite? Tanto. Parlare hanno parlato. Sono accorta adesso che la bimba ha la L mosce. Sì, sì, sì. Ha il difetto di pronuncia. È scritto proprio anche. Si sente sia nel parlato e si vede anche nello scritto. Anche in giapponese ha un accento un po' strano, una roba parla un po' strana. Charlotte. Dai, andiamo a incontrare Dom Perignon. Un po' come gli studenti del superiore, che dopo le superiori, ok. Ora università, prima sessione che dico io, esatto. Che faccio, salvo? Sì, salvo, dai. Va bene, dove devo andare? Sto level up a scoppio ritardato? In fondo di là. Ma come la sicura, sembra quasi che l'abbia già giocato. Sì, l'ho già giocato. Le hai viste le ore? Puoi uccidere quelle per cortesia? Grazie. Brava. Prendi questo. Qualcuno sta rosicando per i 30 altrui? Intanto qua diventa notte. Sì, praticamente il ciclo giorno-notte. Non volevo fare questo. Il ciclo giorno-notte non ho capito bene a cosa serve in questo gioco, perché al di là del mercato notturno in quella cittadina lì, non è che serva poi particolarmente. In teoria, cioè, ci dovrebbe anche essere una meccanica dove in base al giorno e all'elemento del giorno sono più potenti determinati tipi di magie, però ormai per come sono messa io è tutto indifferente. Ah,
Non lucrare, certo. Non lucrare sui lucri. Ne hai da lucrarci. Ok. Il rumore delle bestie volanti qui mi urtano un poco. Fanno quel... Wow. 8000% power up, ricordiamo. Stai solo rosicando, Spike, perché tu non sei di livello 99 come Charlotte. C'ho il 300% di exp in più comunque per gli altri. È solo il 300%, dai. Ecco, l'abbiamo fatto scappare. Già tanto si arriva a livello 9, ecco. Livello 9, debole. Ah, è apparso un sentiero. È Melissa, il martello di Melissa. Attenzione. Ma fa quell'effetto anche su Spike il martello di Melissa? Lo rende piccolo piccolo? Piccolino. Eccola. Tac. Una martellata e passa la paura. Iris mi picchia. No, non sono io quella lì. Io non ho fatto niente. Oh, guarda dove siamo arrivati qua. A cercare Don Perignon. Varia a seconda della gravità come Kaori. Familiar? Oh, we just moved into town. Lovely to make your acquaintance. Secondo voi chi è questo? Is it just me, or does something about you smell human? Oh my, human? I hitched a ride on a human to get here, so this stink must have gotten on me. It is hard to avoid those simple, stinky humans. Most definitely. So do you happen to know where we can find Dom Perry the Sage? How about you look for the fellow yourself? Simpatico. Ma per caso sai dirci dov'è Dom Perignon? Perché non ve lo cercate da soli e se ne va? Ok. Grazie, amico. Un altro Spike. Se lo stava dicendo anche da solo, ormai lo sa. Allora, ci daranno tantissimi bellissimi fantastici indizi su dove si trova sto Don Perignon. Sì, di solito è fuori che cammina, va bene. Voi lo vedete fuori che cammina? Vedete qualcuno che sta camminando qua fuori? Vi aiuto io, dovete trovarlo da soli. Esatto, è andata così. Molto gentile il nonno. Pieno di gente. Don Perry, ma non so dov'è. Qui non c'è, ma va? Secondo me non sai dov'è. Cosa? Guardalo qua il troll. Guardalo qua che troll. Era lui, no? Don Perry is not here. Of course he is. I am he. What? But I asked if you knew where he was. Che simpatico. When you asked,
was? I was taking a turn around the village. I did not know where I would be at any one moment. Proprio Spike, sì, troll come Spike. What a horribly stubborn man. I suppose that is one way to look at it. What? Do you doubt me, youngin? We came for advice, Dom Perry. There's a rumor that mice invaded a Coral Poker homestead near the Kingdom of Laurent. We figured other Coral Pokers might know how to help them get their village back. Any ideas? Oh, my! That is dreadful! Laurent, you say? Oh, I have an idea. First, you must locate the wind elemental, Sylphid. Great sage! I do not know how Sylphid would be able to help us, what with the wind statue that blocks our progress. Ah! Is that so? Wind is an ever-changing element. But as the world's mana power ebbs, there may be those who have found a way to twist Sylphid's powers for ill. What? The wind is restless. Something may have befallen the statue. Regardless, listen well to what I have to say. From one of the mountain paths in Laurent is the entrance to Gusthorn, a dangerous wind labyrinth. You can traverse the hall by changing the directions of the wind statues to create a path. The rest is up to you. The windstone can be found deep within. There, you may also find Sylphid. Sylphid can spread the sleep spores from the Somnosa Meadow throughout Citadel Laurent to incapacitate the Navarral agents. Wait. You knew we were not Cora Poker the whole time? It was obvious. If you were Cora Poker, you would have known that this is the only settlement of our kind in the whole world. Besides, I can tell that you have a fairy within you. We, Cora Poker, can see that you are her chosen one with a single glance. I am not fond of humans myself, but I know that if Fairy is here, the world is in dire peril. We cannot turn a blind eye. Pardon my teasing from earlier. I just cannot help myself. Oh, there is no greater joy. Eccala, burlone. Basta calunnie, io sono più alto. Mm-hmm. E chi ce lo garantisce? Pensare che per un periodo ho avuto gli stessi capelli e la barba del tizio. Bene, Pdor, figlio di Khmer, della tribù di Star, della terra desolata del Khmir. Questa è una citazione di Aldo Giovanni Giacomo. Vedi che sono sul pezzo per almeno una cosa. Scorpiolon, buonasera, come va? Come stai, Scorpion? Poi ad ogni morso mi mangiavo anche qualche baffo, la cera mi dava fastidio e ora sono tutto ringiovanendo di almeno 10 anni, vedi? Perché il baffo è il male, ricordiamolo, il baffo è il male. Bene, 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 lasciamo l'anziano burlone e ce ne andiamo a rintracciare il vento. Sei stanco? Sei strack? Dai che ti riposi adesso, forse, nel weekend. Yes, weekend. O no? Dom Perry gave us a good lead. Are you ready to retake Laurent? Prendiamo tutto e riprendiamo. Non ti preoccupare, amica. We cannot
be off to Gusthall. Andiamo a Gusthall. From the bottom of my heart. Hustle and cheat. Well, I knew I had such power within me. Brava, Livella. You wish you'd never crossed paths with us. To work together, everyone! It's over! Okay, crew! We must continue to triumph! Prendo questo! We should work together, team! Stay crew! Take care of that! This enemy isn't even a threat! It's over! Ancora non è morto questo? Ora è morto. Non volevo leggere. Allora, vediamo. Non c'è male. Morto, grazie. Spike sempre drammatico. Lunedì esame. Aia, niente, allora ti tocca. Esame in DAD, tra l'altro, così provo soggezione, ma a chilometri di distanza. Dai, su, coraggio. Che esame è, Scorpion? Cosima! Buonasera, Cosima. Come stai? Com'è andata con Chloe, quel capolavoro che è Resident Evil 5? Aspetta che mi si sono incartate qua le cuffie. Ok. Che acuto, sì, acuto. Teorie e tecniche del linguaggio cinematografico. Beh, però è figo, dai, come argomento. Senti bene, ascensione, non so parlare. Strano, eh? Spike mi ha detto che mi devo sedere bene, allora mi sono seduta dritta. È stata dura il boss sulla barca. Ma siamo andati. E il peggio deve ancora arrivare. Non avete ancora fatto un Desu, vero? Un Desu il gigante. Quello lì è terribile. Mia dislessia, portami via, esatto. Se non ci sentiamo domani in qualche lei, buona fortuna. Ah, avete fatto un Desu. Quello lì è la mia nemesi. Mannaggia lui che si muoveva. Anch'io ogni tanto ci provo ai boss a dire ma stati fermati, però loro non si fermano, non stanno fermi, non stanno a prenderle. Non so perché. Brava così, io non so se i nemici stiano maleducati, screanzati, ma chi è che le ha insegnato a non starsene fermi? Boh. Don Perry was certainly a strange individual. Guardate. Intanto. I used to make it my business to go after rich jerks after all. Guardate che tramonto. È la golden hour. Guardate. Niente, basta, non tramonta più. È sera, si è fatta una certa, andiamo. No, devo andare di qua. Ma la mia domanda è, qua avevo già comprato roba? Mi sa di sì. Ricontrollo per sicurezza. Ma credo proprio di sì.
Lots of wares to prep. Come again. Sì. Tornerò però, credici. Volevamo solo vedere come ballava, esatto, vedere se stava ballando ancora. E stava ballando ancora, quindi sì. Non temete. Mi ha fatto fare la doccia Norman. Mi angoscia giocarlo da solo, addirittura Leonida. Qua devo andare fino a lassù. Senti, ma io non so, ti fa picchiare o no? How do you like me at my best? Just shake the fight street. Well fought. I didn't know my own strength. Weakling stupid. Ma no. Ancora sei vivo? Ora non più. We need to hurry to Gust Hall. Okie dokie. Off to find the window. Ondeggia sulla sedia tirando leggere testate a Spike che non reagisce. Spike è in coma, poverino. Volevo farle sapere che esiste una soluzione di montaggio di nome Iris, ma va? Cioè, esplicami. Mi mette angoscia quasi tutto lì, soprattutto Deadman, ma va? È tutto un ma va. Niente, non ce la può fare. Quelle bestie volanti. Vieni giù. We should continue on our journey as planned. Basta sguazzare. Let's work together to defeat the enemy. Da che parte di là? Continue on our journey as planned. Gotta get this nuisance out of the way before we can go. Stay true. With his strength, I can make a difference. Brava Livella, mia prode. Do not let the easy target collapse. Questa. I'm a force to be reckoned with. E voilà. Una transazione. Transizione, ok. Managgia il T29. Si usava nel cinema muto ed è caduto in disuso. È la dissolvenza circolare. Quella che io uso nei video di Miku. La dissolvenza circolare. Alla fine del video faccio la dissolvenza circolare. Vedi, sono caduta in disuso. Sono vecchia anche nel cinema, mannaggia. Troppo forte, hai visto che roba, Melissa. E ancora è poco per i miei gusti. Intanto qui a Gastal c'è il silenzio, silenzio di tomba. Ma noi non ci facciamo mica intimidire, noi proseguiamo. Diventata isterica. Pia questa, niente, salviamo. We must hurry and locate the windstone. I must reclaim my birthright and save Laurent. We need soap and on the job. Facciamo così qua, guarda. I know. Allora mi serve questa. You think I'm not trying to hurry? Così passo di qui. Quella non mi serve. Is it over?
Ok. Mi serve questa, credo. Boh, vabbè. Già che ci sono, apro questa. E non prendo una mazza di niente. Ah, quindi non mi serviva. Mi serve quella lì. Madonna, ma che tristezza senza colonna sonora. Ma non sto andando dalla parte giusta. Mannaggia me. Infatti, brava Iris, complimenti. The area is clear of threats. This enemy isn't even a threat. Not too bad, if I do say so myself. It's over. We need Sophit's power now more than ever. Ah già, non ho la, non ho la scorciatoia. Devo spalpassare questa statua qui. Truc. Ok, devo entrare di là. Passo un po' lì, vado un po' qua. Allora. Non di qui. Forse di lì. Poteva anche non servirmi quella. O sì. Sì, perché devo andare di lì? Esattamente! Tocco questa. Aspettate che leggo. Allora, memole. Spacca tutte le cose. Sì, sì, spacco tutto io. Sì, il sto power up spike diventa sempre più importante come percentuale. Tutto dobbiamo spaccare tutto, brava, brava. Come sempre. Almeno fai finta di non sapere che sai di non sapere. Brava Iris, complimenti. Ma io non ho mai detto che... non ho mai voluto fingere che questa fosse la mia prima partita. L'ho detto, questa è la terza partita perché lo voglio platinare, semplicemente. Bello sto Pokémon Arceus. Ah no, la grafica è troppo bella per essere quello. Sì, oh, questo è carino, dai, graficamente. Quel Pokémon l'ho visto anch'io di sfuggita e mamma mia, vabbè. Ma non è la sua forza la grafica, dai, facciamo finta così. Ogni riferimento è puramente casuale. Ah, adesso pure Cosima si mette a fischiettare, benissimo. Collega non si fida di me, stranamente, aggiungo fischietta, sì sì. Se vuoi li tiro i capelli, ecco. Comunque ho visto che c'è Manhunt sullo store, signorina, cioè deve essere mio subito. Quanto costa Leonida, Manhunt? È una remastered, immagino. O un classico PlayStation 2, tipo. Ah, questo ci deve scassare, deve fare lo show.
tanto muori. Visto, te l'ho detto che morivi. Sei stato a volteggiare. So. Salviamo qui. Clicca un po' lì. Salva un po' là. Dai, dai, che non c'è tempo da perdere. Dai, dai, andiamo, ragazzi. Spalla in gamba. Muori. Ma ci hanno pensato i miei sottoposti. What is that? Abbiamo trovato la pietra, Jack. It's a mana stone. Non ho fatto finta di perdermi prima, mi sono persa veramente perché io ho il senso del disorientamento. Basta picchiarmi. Quel Manhunt è una remastered, sì, di uno dei miei giochi preferiti di sempre. Addirittura 15 euro. L'ho portato a Clovis e avevo la nausea a vederlo. Ma non mi dire. La vecchiezza. Questo è il primo che ho mai visto in persona 2. Se i Benevedon sealed within were freed, the whole world would be in such danger. Please stop. Oh, I'm sorry. We're doing what we can to stop it, after all. Gli si slogano gli occhi se vede il primo Splinter Cell. Wow! Look at these footprints. Is someone else nearby? Let's check them out. Ecco, qua ci spiega il switch della classe, però mi sa che ancora non lo posso fare, vero? Vorrei poterlo fare, mannaggia. Dimmi che posso farlo, ti prego. Posso? Oh, sì! Tanto muori perché sei geloso del mio livello 99. Non ho mai detto una roba del genere, mai nella vita. Ha fatto schifo, non c'entra la vecchitudine. Ecco. Allora, Valkyria o Rune Maiden? Ma per cortesia, mi piace Valkyria. Sì, sì, facciamo Valkyria. Facciamo vedere la trasformazione così Leonide è contento. Guarda qua. Iron Maiden. Tru-du-tru. Ecco appunto Valkyria, dicevo. Volevi l'altra classe te? Figuriamoci. La prendo come un'offesa. Attenzione che si offende Scorpion. Boh, allora cambiamo la classe di tutti. Cambiamo la classe di tutti adesso. Facciamo tutti light, dai. No, però aspetta. Fermi tu, vediamo cosa fa anche Charlotte, credo che farò anche lei luce. Ma lui non lo so. Who is switching classes? Try to switch your class. Sono proprio l'ultima persona che giudica i gusti altrui. Sì, perché anche i gusti leonidesi sono un po', come dire. Non parlavo da solo, mica pensavo mi ascoltassi, eh. Ah, meno male che non hai questa illusione. Allora, Ranger o Ninja? Debuff, bla bla bla, non mi piace. Non mi piace nessuna delle due robe. Come faccio? Senti, facciamo tutti light, quindi anche lui light. Sono messa sul divano, sto un pochino qui, poi devo andare, va bene Cosima, non ti preoccupare. Ninja, ovviamente io ho scelto il Ranger. LOL. Sto aspettando la run su Lifeline anche da parte sua, signorina. Shoot, shoot, shoot. Bark like a dog.
Ecco, Ranger, dicevo. Io non potrei mai farla una run su Lifeline, Scorpion, credo. Non regge un emulatore il mio PC o Mac vecchio. Quindi... cioè, ho la PlayStation 2, però non avrei il gioco. E comunque non ho l'elgato per attaccare... c'è l'elgato, che poi non so neanche come la registri la Play 2. Perché è vecchia. Non so se l'elgato va bene, l'elgato di adesso va bene. Non credo. Ci vorrà qualche cosa, qualche altra roba extra. Cambiamo pure Charlotte. Charlotte già lo so, eh. Charlotte già lo so, faccio la maga bianca, quella proprio pura cura. Mi sto rilassando a vedere e sentire Iris. Allora, quindi forse ti devo parlare così. Così ti rilassi ancora di più. Facciamo un po' di ASMR. Anzi, aspetta. C'è anche così. Ho colpito anche il microfono fortissimo. Altro che relax qua. Il riposo della guerriera. Basta, basta. Basta, allora, Priestess. Priestess, soprattutto detto così, Priestess o Enchantress. Priestess, of course, it's gonna be Priestess. It's like it is Enchantress. Told you I already know this one. Told you she would have been a priestess. Ma ho detto che andavo full light. Tutti elemento luce, Spike, basta. Adesso dobbiamo mettere degli altri punti. Preparatevi, perché adesso mettiamo dei punti a caso. Cartwright, che cosa sarebbe? Niente, oggi proprio io non so niente. Allora, training. Boh, ce ne abbiamo 6. Ma sì. Poi lui, fortuna. Sì, che cosa possiamo dargli qua? Questa serve, Loving Miracle, serve a lei. Fermi tutti, sennò poi mi dimentico.
qualcosa per il reagent dei... No, però anche gli MP ci stanno. Allora, non capisco se sia una lingua aliena o il napoletano. Ok. Adesso quando mi tocca leggere qualcosa in inglese leggo come te, mi piace di più. Mana mana. Ah, ma io invece non ho guardato equipaggiamento, ho di meglio, no. No. Sì. Cosa no? Sì. Ah, ecco qua. E sia. Avevo finito, no? Che non avevo finito il training. Di loro due sì. Di lei no, però. Oh, ho imparato giusto qualche mossa. Qualche? Giusto due o tre. Niente di che. Alcune che addirittura manco può usare. Però vabbè. Punti come se piovesse, esatto. Perché io quei punti lì me li sono guadagnati, capito? E te lo dimostrerò in questo scontro con il boss. Guarda. Guarda come gli emeniamo. Forse. Stop! Unhand Sylphid! A ridaccelo! Ladero! A ridaccelo! Ecco. Ma ho una domanda, fermi tutti. Lei non era un'invocatrice? Voilà. Voilà, hai visto? One shot, one kill. Ah, le barre del level up. Oh, fì. Are you injured? Memole è fortissima, sì sì. Sta una favola, Sylphid. Guardalo. Safe. Who was that dark knight? I don't know. One moment he was looking at the mana stone, and the next he was after me. He drained my energy and summoned Harsephide. Was that knight trying to release the mana stone? Sylphid, we need your help. Faceva tutta la splendida, svolazzava figa e poi un colpo è morta. Well, you all saved my life. I'll stick with you until the bitter end. Vuoi quell'arma per usarla contro Spike?
Finally, we can reclaim my home from those invaders. Thank you all so much for your aid. As Dom Perry suggested, we must utilize the somnosis in the meadow. Andiamo a utilizzare la somnosis. E per cosa se no, ecco. Spike è già inquieto al pensiero. Gotta get this new... We won admirably. This battle should... Morti così. Leave it to me, bookies! Did you see that? I was... Sorry about that. This could get... Didn't know my own... Leave it to me, bookies! We overpowered the enemy. Huh? Allons-y. C'è troppa fortezza in sti personaggi. Ed... Perché ti dà fastidio? A me non dà fastidio. A me piace avere questa fortezza, questa fortitudine, questa fortezzitudine. Signorina, volevo consigliarle The House su Netflix. Lo stile secondo me potrebbe piacerle. Stop motion puccioso a me tanto. Il problema invece potrebbe essere il contenuto. Ma non è malaccio, anzi. Allora sì, ogni va. Ma di che cosa tratta? Cioè, qual è la tematica? Ok, andar di lì. Capito? Don't underestimate Charlotte. Sì, che non riesce a rompere un vaso. You made it. Did you have a chance to speak with Dom Perry? Yes. Take a look. E ancora faccio cadere l'acqua. Va bene. Hello, nice to see you. Leave this to me. Era per dire volge tristemente il capo guardando triste fuori dalla finestra cantando tristemente una canzone neomelodica. L'ho detto triste? No, non ho capito. Tre storielle accumulate da un edificio maledetto. Passiamo dal fantastico orrifico al tragicomico. Aspetta che lo vado a cercare subito. The House. Ma c'è un catto in copertina. L'ho messo in lista. Sto cercando una di quelle armi che basta che mi sente che mi sto avvicinando, strisciandola sul pavimento, sta buono. Sai che è stancante percuoterlo. Giustamente, una si organizza come può anche. Guarda tutti che si addormono. Questo è quello che ci vuole per Cosima, per farla dormire. Please, be careful. There may be enemies in the Citadel that did not succumb to the Siege Wars. Rimarrà in lista per mesi. Magari lo guardo anche oggi, non è detto. Help yourself get the supplies in the barrels. There are candies and cups of wishes. St-
sto crollando. Bene. No longer be tolerated in Citadel Laurent. My father will not have died in vain. I will take back this kingdom. I'm on your side, Rhys. I won't let my fellow thieves be manipulated like this. Anche solo la prima sorella merita la visione di tutto. Bene, ti farò sapere se lo guardo. Quando lo guardo. Questa è sempre la musica che piace a me. Scrive il basso. Tum, 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 tum. Tre registi diversi. Quanto mi piacciono questi progettini. Quindi è proprio diviso in tre, ma è in un unico coso. Non ricordo come si scrivono giù. Parquet, si scrive Parquet con la Q. Una volta mi ha fatto fotomontaggio di Shining, solo che invece di Jack Nicholson ha messo la mia faccia. Poi dice... che simpatico. How did these monsters take over our beloved Citadel? I cannot forgive Navarro for this atrocity. Chissà come mai poi Melissa si inalbera, chissà. Che strano. Non capisco proprio. È proprio un mistero. Stesso spazio e tempi diversi. David Parquet. Ok. Vedi Spike, ha detto meno male che ci sei tu. Qualcuno ti apprezza. Mi avete rotto, morite. Dite che anche voi si arrabbia per niente. Sì, sì, proprio per niente. A chi non farebbe piacere essere paragonata a Jack Nicholson in Shining? Cioè, non capisco proprio dove starebbe l'offesa. Fratelli di Patricia Parquet. È un'affermazione a trabocchetto, vero? Ecco. Melissa era bene il giusto. Beh, questo è qui, lo apro. Salverebbe anche. 48 ore e non sentirle, 48 ore totali e non sentirle, capito Spike? 48 ore. Non mi piace il tuo portamento. This wind is too strong. Ciao Bella. Lo sapevo io che ci stavo credendo. Hai visto? Sei stato fregato, Spike. Sono vecchio ma non sordo, ho capito, 98 ore, ho capito. No, non 98, vedi? Vedi che non ha capito? Sapevo io che non aveva capito. Lo sapevo io, non aveva capito.
88, no, neanche 88. Ben, it's me, Hawkeye. Don't you recognize me? Please, you have to snap out of it. Jill, snap out of it. Ah no, è un altro gioco. Who knows? Who cares? Come on, Ben. Gotcha, Bill. Secret attack. Don't you recognize me? They fused into one? Hey, watch it! This one's a doozy! Tappatevi le orecchie! Help me, Liam! Liam, help! Io l'ho detto. Give us Belladonna. Grazie Cosima, sono troppo buona. Come direbbe De Maschi, questo è amore. Questo è davvero amore. 78, ti ho sentito gridare. No. Ah, non darti qua io. Ecco la waifu di Leonida, attenzione. Isabella! This is as far as you go. Isabella. Oh, yes. I was called that once, wasn't I? I'm surprised to see you still alive. Cosa hai sentito, Scorpion? Why would you want to take over Nepal and invade Laurent? The Mask Top. I am Belladonna. Belladonna. Servant of his dark majesty. This is revenge for Eagle! Oh, really? How quickly your memory fades. Are you certain you want to kill me? Wait! The Joker of Death. Exactly. Now you remember what will happen to dear Jessica if I die. Ha detto. Non credo. Tanto abbiamo riconquistato il regno. Intanto we managed to take the citadel. Words cannot express our gratitude. The kingdom is reclaimed, but my father is gone forever. Isabella. Belladonna took over the minds of my friends, Belinda. She's got everyone in Nabal in the palm of her hand. Belladonna. She's the one who stole my father and my kingdom from me. She still has my brother. I will never forgive her. Reese, listen. I know you want revenge, but if you destroy Belladonna now, an innocent girl's life will be in danger. Just give me a bit more time. With the Sword of Mana, I know I can save Jessica. That's why we have to find it. This Jessica, is she? Never mind. Spike, ci sono cose che vanno al di là del mio controllo, come la tua difesa. I understand the situation. Right now, my fellow countrymen and I need to focus on rebuilding my kingdom. Thank you, Reese. I hate that Belladonna too. She's just so. Oh. But what are you gonna do if they come back? The citadel defenses were mostly repaired by Nevarl after the fire. We can defend ourselves, Your Highness. The Kingdom of Laurent will not be caught off guard again. The sleep spores will no longer work on us either. Our next move is to make a search party for Prince Elliot. Your Highness, if you would only stay here at the Citadel and guide your people. Maritozzo sta tornando, panico che sto ancora sul divano. Aia.
You may leave the Citadel in our care. Please, continue your search. Presto, Cosima, presto! Alzati! We know you are not the type of person to wait idly by in the Citadel while other Amazon guards attempt to retrieve the kidnapped prince from the enemy. Isn't that right? Yeah! Liza, everyone, thank you. Si arrangia. I promise to find Elliot and bring him back, along with the Sword of Mana, so that we may rebuild Laurent together. Until then, I ask for your patience. Safe travels, Captain. Now that I got Sylphid for us, I think we should go back to Valsena to see the king. Come on, let's go. Grazie dell'Urk, Cosima. Buona serata. E grazie della compagnia. Torniamo a Valsena a mangiare le polpettine. Valsena sempre in Veneto, giusto? Sì, sì. Wonder what has happened to the Navarro agents in Paolo Port. Belladonna is gone. Ma cosa vogliono questi zombie? They're no longer under her spell. That takes care of that. Let's go to the docks. I can't swim, but a boat should be safe. È la 30ª barca che prendiamo e lei dice che la barca potrebbe essere sicura. Lo dice adesso. Chi è? I can make a difference. This battle should be. Make no mistake, I'm stronger now. Too bad. Da che parte giù di qua? Victory is easy with reliable companions. This enemy isn't even a threat. A triumph. This enemy will. And with that, peace. Non ti castrare. Andiamo, stai facendo l'angolo così, perfetto. Vediamo se funziona anche qui. Come osa dircelo adesso? Puoi chiedere a me, non c'è bisogno che controlli la mappa. Chissà dove mi mandi te. Neanche sui kart facevo le curve così. Hai visto?
those invading hooligans. Lasciate stare il gatto. Niccolo! Brother, it's Mew! Help me! Niccolo? Do you recognize me? That's a relief. Please! My friend is from Navarre, but he was being controlled. This wasn't his fault. Please, spare him. Fine. As long as you're sorry, I guess we'll let it lie. Let's go. Thank Mew for saving me. After you left Navarre, things went from bad to worse. Belladonna began taking over everyone in Navarre with her magic. Those who figured out her plan before she could corrupt them were taken out by her summoned meowsters until no one was left. Since Jessica was already under a curse, Belladonna's mind control magic didn't work. Instead, she put Jessica in the Fortress Prison. They barricaded the walls since I broke Mew out of those cells. I couldn't do anything for Jessica. Then I fell to the mind control myself. It was bad, Mews. That's rough, Niccolo. It's probably not a good idea for you to return to Navarre yet. I'm sorry. I couldn't protect Jessica. It's not your fault. Belladonna put Jessica in prison instead of harming her when her magic didn't work. For now, she's probably safe. I guess we just have to find the rest of the elementals and break Jessica's curse with the Sword of Mana. Niccolo, go to the Citadel and tell the Amazons what you know. Oh, as Mew wish. And be seeing Mew. Intendi Duran, il consumatore folle di lacca? È tornato al suo paese. Ballicchia. Lui Duran. E non c'è, è andato. Town, capisco, si era fissato ormai. Sì, esatto, è andato proprio lì. Ma secondo te usa la lacca oppure usa il gel? Cioè, sei proprio convinto della lacca? Io non ne sarei così sicura, Have arrived at Byzer by now. Something must be wrong. Lacca si trova in Toscana? What was that? I'm on the job. What is going on?
there is definitely something wrong with this boat. I'm scared! Già la spuma per finire un briciolo di lacca, poi forse la malta. La malta. No, no, no! Let me off! I don't want to be here! I want to go home! Wait! I do feel the presence of spirits nearby. But it's faint. So there might be an elemental on the scary boat? I can't be certain, but stay on the lookout. Something's coming. Be careful. Qui c'è questa roba, questo. Sta musica inquietante sotto. I hate to pick on such weak targets, but. Aspetta, quello lì è il negozio di oggetti, non me ne frega niente. Allora, Blood, Death, Curse, Twilight. No. Questo sì. Blood, Death, Curse, Twilight. We're getting too good for these guys. Che ce ne facciamo degli oggetti quando abbiamo? Non importa, io quello che posso lo prendo. I have an eye for quality. I had wanted this. Sì, dovrebbe essere giusto. Devo tornare indietro a Curse, che è qua. E l'ultimo è Twilight. Leave it to me, rookies. Oh, is it over? That's disappointing. Attenzione che sei scarsa di lucro, ne sono 270.000. 652.098. Ah, questa ce l'abbiamo già, va bene, grazie, arrivederla. Dov'è Twilight? Twilight. È qua Twilight. Eccolo lì. Guarda che Twilight, sì. Sounds like a door opened somewhere. Vediamo se qua, questo qua è quello che contiene soldoni. 666 lucro. Capito? Hai visto Spike? Ho preso il lucro del demonio. Non ti fidi, vedo. Sì. What's this book for? The ship's what?
Hello there. It's me, Matelo, the supernatural enthusiast. I have fulfilled a dream of mine. I'm a ghost. But now that I've tried it out, I think I'll go home. Now it's your turn to try. Con un effetto per niente fastidioso alla voce, eh? Un forestiero, matelo. Morire e svivir. Ship until you give it to someone else. Ah, sì? Oh, that's all? Well, in that case... Oh, no! They ran away! I didn't know I was traveling with such big cowards and meanies! To think they would abandon me! Correre e morire! Does it really matter? You were considering switching places with one of your friends. Don't deny it. You caught me! Sgamata. Whoever, or whatever, made this curse is on this ship. The rest of the group should look for it. Well, don't dawdle! I can search instead if you want to trade places with me! This is not the type of date I'd usually plan. We just need to find out how to stop the curse and go back for our friend. We must quickly figure out this curse and free them. Legando smataflones para Spike. Ho sbagliato. Devo entrare di qua o? Hostile entity, be careful! Okay. Stay through. Questo lo prendo, grazie, gradisco. I'm ready to disembark now. I'll take point and leave the. Well fought. This is how it is done in Morocco. Per Baccao. You're getting too good for these guys. This is my fight. Well fought. Okay. We should continue on our journey as planned. Companion and release us immediately. There is but one way. Defeat me. Oh dear. We are down one member for this fight. I, for one, do not plan on dying on this rotten boat. Okay, leave it to me. Last words. Dodge this! Swallow throw! The shadow has split! What is happening? Huh?
Troppo pro per cosa? Non ti metti ad anfora, è normale che comunque ti muore, visto? Non si mette ad anfora, Jack. Dai, questa è durata di più, Spike. Guarda che abbiamo trovato. You have released my wandering soul. I would be honored to lend you my power and free your cursed compatriot. È vero, ben 9 secondi. Non sarà troppo? I'm back! Did you miss me? Moltissimo. Ecco Charlotte che è tornata. Here. Does that mean the Darkstone is on the ship? Unfortunately, the Darkstone has been lost. Ecco, andavamo persa. In fact, it may no longer even be in this realm at all. Huh? When the world faced devastation from a war, the likes of which had not been seen since the rise of the Benevedons. The ever-increasing darkness clouding the world activated the power of the Darkstone. Bentornè, Leonida. But then what happened to the Benevedon of darkness? It is as you assume. Humankind tried to harness the energy of the Mana Stones to bring about peace in the world. But it was not to be. They soon fought amongst themselves over control of that very energy. Oh, povera Fatina. Dark forces took advantage of this, and soon the world spiraled into an all-out war. Hmm. The Priest of Light mentioned something about that. The seal on the Darkstone was broken. And the creatures of darkness, including the Benevedon, brought the world to the brink of destruction. Since then, the Darkstone disappeared, lost to those of this realm. Oh no, darkness upon darkness, Kingdom Hearts Copyright enters the chat. No, no, non c'è niente da vedere. Bereft of my home, I was forced to wander the seas in this ghost ship. For many long years. Huh. Do you know what happened to the Benevedon of Darkness? How did the world avoid utter destruction? I do not know. The Benevedon, along with the creatures of darkness, simply disappeared without warning. What? It has been many, many years since then. The world recovered, but alas, the Benevedon is not gone for good. I believe the monster may have once again returned to the Darkstone. It may even have been sent back from the darkness. I feel its shadow in this realm again. So... even though humans have no way to deplete mana power on their own, the reason it's become so scarce might have something to do with the Darkstone? So why... whoa! As the souls dispersed, this ship has no place in this world. What? Oh no! Thank you.
Siamo finiti nel nulla adesso. Nel nulla. What happened? Wait, is this Buka Island? Oh no, that volcano looks ready to erupt at any moment. We must escape. Questo è il momento di Melissa. È il momento che lei veda. In the middle of nowhere. Dai, devo andare veloce, prima di cena. Devo arrivare al punto. Non so se faccio in tempo, però. Dai, andiamo veloci. Eccola! Eccola, guarda, Melissa, guarda! Eccola! Non si è vista bene, però. Regardless, we must find a way off this island quickly. Esatto, lei è la tartarugona. This battle should be over quickly. Out of the fire, but still stuck on the island. There must be a... Do not... This energy is amazing. I feel so powerful. Di qua va bene. Ma già ha preso tutto tranne quello che aveva davanti a lei. Va bene. Preso tutto. Da quando l'avevi detto che la volevo vedere. Sì. Però non si è vista bene. Vediamo se riesco ad arrivare al punto in cui la sblocco. Come mezzo di trasporto. Che carina. Però mi sa di no, perché c'è tutto il dungeon del fuoco. Totem. Oh my, a colony of monsters. Stay calm and step away. We should retreat. Esatto, devo fare tutto il dungeon. Wait! I don't think these monsters mean any harm. They aren't a... Welcome. What would you like? Però il tempo per comprare la roba ce l'ho. Quindi domani. Domani. No, non gli oggetti. Ok. Sto continuando a interrompere lei, non riesce a finire la frase. Oh. Convertiamola al cristianesimo.
Domani sono andato a casa in 5 minuti, è tornato a casa e tutto sistemato. Bene. Che bravo, è efficiente. Dicevo, domani mi sa che invece la vediamo la tartarugona. Aspetta. Stamina. Non volevo fare questo, ma ok. Così. Così. No, ah, ho ancora 5 punti. Non volevo fare questo. Lei non posso più mettere niente. Vero? No, perché al massimo. Ok. Maybe you should try talking to one. Ah, c'è la statua qua. Ah, il totem? Esatto. Quindi salvo qui. Sì, 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 anche domani, visto che non l'ho fatta giovedì, la faccio domani. Buoni pocket coffee. Che carino, veramente. Piacciono anche a me i pocket coffee, che non mi piace il cioccolato e non mi piace il caffè, però i pocket coffee mi piacciono, vabbè. Comunque, ci vediamo domani. A sto punto domani potrei fare anche alle 4, dalle 4. Sì, così facciamo un po' di più. Favoriamo tutto. Niente, allora vi ringrazio della compagnia. Ci vediamo domani alle 4 e niente. Vedrò di svegliarmi prima. Beh, le 4, dai, Leonida, va bene come orario, no? Buona serata a tutti, buona cena. E adieu, mes amis, adieu.